E vi porto i saluti dell'avvocato Mariella Cari, che è la presidente facente funzioni in questo momento della Fondazione Varrone, e che purtroppo non poteva essere presente qui oggi, quindi vengo io, sono delegata come consigliere d'amministrazione della Fondazione. Devo dire che questo progetto la Fondazione ha creduto sin dall'inizio, a febbraio, e quando Sua Eccellenza il Vescovo e ci ha lanciato l'idea di intervenire con un contributo sostanzioso sull'iniziativa e abbiamo aderito tutti unanimemente entusiasti, devo dire, ecco, che il consiglio è veramente stato valutato molto positivamente. La fondazione, come sapete, è attiva nel sostenere e mantenere, valorizzare quello che è il patrimonio culturale del nostro territorio, è un patrimonio sia materiale, quindi costituito dai monumenti, palazzi, le chiese e quant'altro, ma anche dal patrimonio immateriale. E effettivamente il patrimonio immateriale, questa è l'idea del presepe, può essere inserito, diciamo, nella categoria del patrimonio immateriale. Perché più che il presepe come oggetto è l'idea del presepe che è importante ed è un'idea che veramente ha permeato poi la storia subito dopo San Francesco e un po' in tutti gli ambiti religiosi. E questa iniziativa di far rivivere, riconoscere il presepe come una forma identitaria è molto importante e potrà aiutare anche a rafforzare l'identità del nostro territorio, perché un territorio viene conosciuto più che altro per la sua identità, che non è rappresentata solamente da quello che si vede nelle fotografie, ma da quelle che sono le esperienze che si vivono andando in un territorio. Quindi il fattore esperienziale è importantissimo, che può essere comunicato attraverso i media, attraverso i nuovi media che sono così efficaci nel trasmettere l'emozione, penso che sia forse la cosa più importante da legare a questa iniziativa. La Fondazione Varrone è intervenuta con un contributo molto, molto grande per noi, perché è il contributo più grande che abbiamo dato nel settore della cultura e della promozione e sviluppo del territorio per quest'anno. E un contributo maggiore di quelli che abbiamo investito nei nostri progetti propri della Fondazione. Quindi questo anche per far capire che è un impegno molto grande e penso, spero, insomma, che possa dare i suoi frutti e che possa far sì che questa iniziativa venga replicata anche negli anni a seguire. Grazie.